Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento illustrativo sulle problematiche del Superbonus 110% organizzato da Camera di Commercio in collaborazione con Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, l'azienda speciale di Camera di Commercio Promo Firenze e Infocamere. Durante questa mattinata faremo una ampia panoramica sulle problematiche legate appunto al Superbonus, attraverso grazie alla collaborazione del dottor commercialista Luca Mariotti, e passeremo poi ad analizzare e a vedere da vicino una piattaforma che è un'opportunità sulla tematica della cessione del credito presentata dai dottori Francesca Mari e Alessandro Bellezza di Infocamere. Per quanto riguarda l'organizzazione della giornata e per quanto riguarda soprattutto le domande, pregherei di poter presentare le domande sulla chat, mettendo e inserendo anche la mail, in modo tale, soprattutto per la parte relativa ai quesiti tecnico-legislativi, poter rispondere in modo preciso e puntuale successivamente a questo evento a stretto giro di posta. Per quanto riguarda invece le domande sulla piattaforma Sibonus, risponderanno in diretta i dottori Alessandro Bellezza e Francesca Mari al termine dei due interventi che si succederanno. Pregherei naturalmente di lasciare la mail comunque in modo tale da poter essere ricontattati in qualsiasi momento. Ricordo che l'evento è stato accreditato all'Ordine dei Commercialisti della provincia di Firenze, e che alla fine di questo evento potrà essere compilata, naturalmente se vorrà la persona, il partecipante, un questionario di customer satisfaction con l'invito eventualmente di approfondire in modo puntuale delle tematiche che emergeranno durante la giornata. Ringrazio a tutti per la partecipazione e passerei a questo punto la parola alla dottoressa Brunella Tarli, dirigente dell'area promozione e tutela del mercato della Camera di Commercio per i saluti istituzionali. Buongiorno a tutti, grazie della vostra partecipazione. Innanzitutto io vorrei portare i saluti del nostro segretario generale, dottor Giuseppe Salvini, che ha, diciamo, contribuito alla realizzazione di questo evento, ma che è stato, diciamo, trattenuto, da un ulteriore impegno. E quindi vi auguro e ci auguro buon lavoro. Io sarò molto breve perché la cosa che mi preme è lasciare la parola, diciamo, agli specialisti. Di che cosa stiamo parlando oggi? Noi non c'è bisogno di ripeterlo, stiamo vivendo una crisi epocale. E come sempre succede in questi periodi, anche nel lodevole intento di istituire ristori, venire incontro alle imprese, supportare la necessità di liquidità che le imprese hanno, il legislatore ha messo in campo, il governo, il legislatore, ha poi messo in campo tutta una serie di provvedimenti. Purtroppo, come spesso accade, non sono di facile lettura, anche perché, diciamo, questa pandemia ha generato poi la fretta, una rincorsa diciamo, alla necessità di supportare le gravi crisi e le gravi difficoltà. E quindi le imprese, i cittadini si ritrovano spesso, diciamo, di fronte a questi enormi articolati in cui, diciamo, è molto difficile destreggiarsi. E quindi cosa può succedere? O l'errore o viceversa anche l'abbandono, il fatto, diciamo, di non accedere a situazioni che invece potrebbero costituire un supporto in questo momento difficile. Ecco, la giornata di oggi vuole essere proprio questo, cioè un ausilio, anche se ovviamente non esaustivo, per un passaggio importante, che è il superbonus. Questo superbonus del 110%, che è un'agevolazione fiscale per la riqualificazione, diciamo, degli immobili, sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista strutturale. Quindi è un'opportunità
importante anche perché uno dei, diciamo, dell'intenzione del legislatore, uno degli scopi del legislatore era proprio, è stato proprio quello di cercare in un momento così difficile di lockdown e di blocco dell'attività di reimmettere liquidità sul mercato, proprio per far ricircolare il lavoro, le attività e di conseguenza il denaro liquido. Ora, sappiamo bene poi quanto, diciamo, questo possa essere necessario, non dico per superare la crisi, diciamo, ma come un piccolo tassello per poter andare avanti. Un'altra cosa di cui parleremo è questo istituto della cessione del credito. Non è un istituto semplice da comprendere, anche questo, e naturalmente le imprese, io sapete, ho sempre sostenuto che l'imprenditore deve fare l'imprenditore, per il resto poi ci sono gli specialisti, ha bisogno di essere supportato e guidato. Come dicevo prima, questo evento non sarà esaustivo, ma quantomeno potrà servire alle imprese, ai cittadini che ci ascoltano, a comprendere che queste opportunità esistono, come funzionano e diciamo se possono essere sfruttate e utilizzate. Questi sono tutti i provvedimenti previsti dal decreto rilancio. E che è un provvedimento, come dicevo prima, estremamente complesso, estremamente articolato e che porta anche dietro di sé le insidie, perché poi ovviamente gli errori in questo campo, ripeto, si pagano. E quindi parleremo di questo. E che cosa vogliamo dire, cosa vogliamo fare oggi? Innanzitutto uno schema che riguardi le attività ammissibili del Superbonus, e qui sappiamo, cioè, che l'Agenzia delle Entrate, se non vado errata, si è anche pronunciata, cioè per definirle quali sono le attività ammissibili e quelle, diciamo, non ammissibili. Poi parleremo dei soggetti beneficiari, perché è molto importante che si capisca se si può accedere. Poi, per quanto riguarda il credito d'imposta, anche qui parleremo delle particolarità soggettive, a chi può essere ceduto questo credito, perché i soggetti, diciamo, passivi o attivi della cessione è importante definirli, e poi vedremo come si può realizzare. Abbiamo delle piattaforme anche, diciamo, abbastanza intuitive, però comunque che richiedono sempre una guida mirata ed esperta. Quindi ecco, io concluderei dicendo fate tutte le domande che ritenete, questa è un'occasione, abbiamo dei professionisti, degli esperti che si sono messi e si mettono a vostra disposizione, quindi diciamo alle imprese, ai cittadini, noi diciamo cogliete tutte queste opportunità perché, anche se non risolutive, però diciamo costituiscono un passaggio importante, che è appunto la circolazione delle attività e la reimmissione di liquidità sul mercato. Quindi io adesso lascerei la parola a voi. Grazie. Entriamo quindi nel vivo dei lavori. La parola al dottor Luca Mariotti della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, che ringraziamo per la partecipazione e la fornitura di questo preziosissimo contributo per questo evento. Grazie. Mettiamo lo schermo intero e lanciamo le slide. Sono io che ringrazio voi naturalmente dell'invito, quindi ringrazio la Camera di Commercio, Promo Firenze e anche la mia fondazione che ha ritenuto di attribuirmi questo compito, la Fondazione Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze. Per la verità, va tutto bene? Poi chiedo conferma. Si vedono le slide? Tutto perfetto. Bene, grazie. Avevamo già fatto, già organizzato come commissione corso tributi diretti e indiretti a ottobre un convegno sul Superbonus.
Quindi io in questa sede riproporrò un pochino le cose che, di cui avevamo già parlato. Io anche allora feci un intervento di presentazione, un intervento un po' introduttivo. Ci sono molte slide per il tempo che mi è stato assegnato, che sono 35-40 minuti al massimo. Ho preferito lasciarle perché poi chiaramente le mettiamo a disposizione di chi le voglio utilizzare, e quindi così si possono avere un po' più di informazioni. Ovviamente non sono un ingegnere, non sono un tecnico del fotovoltaico, e quindi la parte che approfondirò maggiormente sarà la questione, diciamo, interpretativa, giuridica, e non necessariamente, ecco, tutti gli aspetti legati ai kilowatt del fotovoltaico o alla fissazione di prestazione energetica. Però qualche indicazione nelle slide la troverete comunque. Dunque, da che parte cominciamo? Intanto vediamo perché nasce il super bonus. Il super bonus nasce da un'esigenza di rilancio, appunto, dell'economia. Il decreto rilancio, il 34 del 19 maggio del 2000. Vorrei una sovrapposizione delle slide, scusate. Ecco, cioè, non riesco a vederle tutte. Ecco, aspettate, scusate. Ecco, ora sì. Allora, questo decreto viene presentato in Parlamento dal Presidente del Consiglio Conte il 21 maggio, e lui stesso che ci dice che il superbonus è una misura volta a dare impulso alla crescita nei settori di maggiore interesse strategico. L'idea è del sottosegretario Fraccaro, almeno lo stesso Presidente del Consiglio la attribuisce al sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, il quale, intervistato, ci spiega che è un'idea che aveva anche prima della pandemia ed è legata a un'esigenza di carattere ambientale che si ricollega a questo movimento del New Green Deal, di appunto volto a cercare fonti di energia a minore impatto possibile, e quindi a ridurre le emissioni di inquinanti nella nostra atmosfera. Dice poi che evidentemente la questione è diventata più urgente con l'emergenza coronavirus. Mi sono chiesto qual è il settore che genera immediatamente un beneficio economico per tutti: l'edilizia. E quindi da qui si è pensato di ripartire. Ora, queste premesse di ordine, diciamo, interpretativo, voi sapete che sono poi preziose quando si va a capire, a leggere le disposizioni normative, perché costituiscono quella che si definisce interpretazione logico-sistematica, l'intenzione del legislatore. Anche perché poi nella prassi vedremo che l'Agenzia delle Entrate, spesso accade, spesso tende a restringere la platea dei beneficiari o la casistica dei benefici, e a tenersi più a un'interpretazione di natura restrittiva e letterale. Documenti ad oggi ufficiali. Allora, parliamo del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, il decreto sviluppo, oggi va di moda battezzare i decreti, e legge di conversione del 17 luglio 2020 numero 77. Due decreti gemelli del MEF, uno del 3 agosto, uno del 6 agosto, il primo sulle asseverazioni, il secondo sui requisiti ecobonus, che escono tutte e due in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre. Dal 15 ottobre si potevano presentare, poi in realtà esistava anche quel termine lì, praticamente, le domande. Il provvedimento 8 agosto dell'Agenzia delle Entrate, con i modelli e le istruzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, la circolare 8 agosto 2020 numero 24E dell'Agenzia delle Entrate, che costituisce ad oggi
il documento realmente di riferimento, perché chiaramente l'interpretazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate in questo ambito è particolarmente significativa. Ci sono state poi delle modifiche nella legge di conversione del decreto 104 del 14 agosto, il cosiddetto decreto agosto. La legge è datata 13 ottobre numero 2020 numero 126. Ci sarà probabilmente una, si preannuncia una maxi circolare ancora che prenderà spunto dal convegno telefisco del 27 ottobre del Sole 24 Ore e che elaborerà le nuove indicazioni anche coordinandole con l'Enea, con altre fonti di prassi. Dunque, che cos'è il super bonus? Qui ci sono dei riferimenti, mi stacco un attimo dalle slide e provo a spiegarlo in termini super pratici. Noi tutti ormai conosciamo il cosiddetto bonus ristrutturazione, la detrazione per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Esiste da diversi anni e attualmente era strutturata per la verità, con un 50% di detrazione da fruire direttamente in dichiarazione dei redditi, quindi se spendo 100 ho un bonus di 50 per la parte che trova capienza nella mia IRPEF, quindi nell'imposta lorda. Il tetto era di 96.000 euro per unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione. Bene, il super bonus è, diciamo, poggia su questa struttura con però delle indicazioni completamente diverse. Spendo 100, non risparmio 50, ma risparmio 110. Un tetto di 96.000 non esiste, esiste un tetto per singolo lavoro e siccome i tetti sono cumulabili si arriva molto più oltre come numeri. Può essere certo utilizzata in dichiarazione dei redditi fino a capienza della mia IRPEF lorda, ma può essere anche questo beneficio può essere anche utilizzato per pagare il fornitore, quindi un sconto in fattura, oppure essere ceduto ad altri soggetti, ovviamente se dico altri soggetti in primis pensiamo alle banche e alle istituzioni finanziarie. Gli interventi non sono quelli del bonus ristrutturazione, ma sono molto più dettagliati e si dividono, lo fa il decreto 34, articolo 119 e seguenti, si dividono sostanzialmente in interventi trainanti e interventi trainanti. I trainanti sono, come diceva giustamente la dottoressa Tarli, di due categorie, ovvero sia di tipo energetico e di tipo strutturale, quindi legati al comparto sismico. In ambito energetico ci sono questi interventi. Il cosiddetto cappotto termico, ormai tutti lo conoscono, è l'isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e oblique con un minimo del 25% della superficie dell'edificio. Poi abbiamo gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, eccetera, eccetera, con determinate caratteristiche tecniche sulle quali sorvolo al momento. Infine, il terzo tipo di intervento consiste negli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. L'altro limite di spesa, scusate, torno un attimo indietro, è di 30.000 euro, mentre qui si parla
di un limite di 20.000 euro per unità fino a 8 unità e di 15.000 per ciascuno sopra 8 unità. Quindi sono importi rilevanti, interessanti. Si possono avere semplicemente con questo tipo di interventi? No. Occorre una condizione in più. Occorre che per il tramite di questi interventi si migliori l'efficienza energetica dell'edificio, ovvero sia si migliori di almeno due classi energetiche quella che è l'attestazione di prestazione energetica, l'APO, che conseguentemente va fatta da un tecnico abilitato prima e dopo l'intervento. Ci sono delle, io ho chiamate trappole, ci sono delle accortezze da osservare nell'ambito energetico, perché la situazione che conta è quella iniziale sempre, per cui diciamo va valutata la va valutato un po' il percorso e l'accessibilità rispetto al superbonus. Allora, intanto per la pavimentazione, per esempio, dei tetti, si dice che si deve isolare un locale riscaldato. Quindi, se io chiudo un tetto con un cappotto orizzontale e sotto c'è l'appartamento del signore al quinto piano, è chiaro che c'è un locale riscaldato. Se io chiudo un tetto, ma sotto c'è una cantina che non è riscaldata, il problema si pone. Le parti comuni degli edifici. Qui c'è la questione dei condomini. Allora, abbiamo visto che l'intenzione del legislatore è quella di estendere il più possibile l'intervento, e abbiamo visto anche che se si parla di parti comuni degli edifici, o di edifici unifamiliari, di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti, beh, dovremmo aver coperto tutta la casistica. In realtà no. Vi faccio un esempio. Il signor Rossi ha una villettina. Il signor Rossi ce l'ha catastata come unica unità abitativa, quindi unità immobiliare unica. Il signor Rossi può avere il super bonus se fa i lavori sul cappotto termico. Il signor Bianchi ha la villettina accanto, ma è accatastata come due unità abitative. Il signor Bianchi è proprietario di tutte e due le proprietà, di tutte e due le unità. Cosa dice la circolare 24? Dice che bisogna fare riferimento al concetto di condominio di quell'articolo 1117 e seguenti del codice civile. Quindi tecnicamente il condominio non c'è, perché il signor Bianchi è proprietario di tutte e due le unità, quindi non c'è una comunione e quindi niente super bonus. C'è un limite di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle operazioni degli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. E poi una cosa che si sente dire dagli amministratori di condominio, ovvero sia quando si deve fare la delibera per fare un lavoro sul cappotto e migliorare le due classi energetiche, beh, non sempre è facile trovare un tecnico che garantisce a priori il miglioramento di due classi. Quindi ecco, ci sono delle accortezze e dei rischi. L'antisismico comprende opere per la messa in sicurezza statica, quindi quelle proprio sulle strutture, quindi pilastri, travi, sostegno del tetto, cordolo del tetto, quelle invece che considerano una riduzione, che sono finalizzate a una riduzione del rischio sismico per l'intero fabbricato, e che possono portare addirittura alla demolizione e alla ricostruzione. In questo caso bisogna che si migliori la classe di rischio sismico dell'edificio. Vado un po' veloce perché, ripeto, se no non ce la facciamo a finire tutte le slide. Dunque, per quanto riguarda il bonus sismico, non c'è il limite delle due unità. Quindi si può usufruire per più unità a condizione che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Tra l'altro il bonus sismico ha un plafond molto alto perché ha 96.000 euro di massimo, con i limiti che poi vedremo tra un attimo di congruità, che vanno valutati ovviamente caso per caso. Ecco, gli interventi trainati. Questi sono le due, quelle che abbiamo appena visto, sono le due tipologie di interventi trainati, cioè quelli che sono ammessi al super bonus direttamente. I trainati sono invece interventi che sono ammessi al super bonus e si sono svolti in concomitanza. La circolare 24 ha chiarito che cosa vuol dire in concomitanza, vuol dire sostanzialmente che se si stabilisce un intervallo temporale durante il quale si svolgono i trainanti, i trainati devono essere all'interno di questo intervallo temporale. Se io domani pago una fattura per degli infissi, tipicamente intervento trainato, e tra un mese pago la fattura per il cappotto termico o per il rifacimento della caldaia centralizzata, non va bene perché non ho rispettato l'ordine che ho appena detto. Qui facciamo abbastanza veloci, lasciando poi i dettagli alle slide. Quali sono gli interventi trainati? Ce ne sono alcuni principali, ritenuti principali: sostituzione di serramenti infissi, installazione di schermature solari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Ci sono delle caratteristiche proprio tipologiche e delle caratteristiche tecniche che vanno ovviamente valutate caso per caso. Vedete per esempio con riferimento agli infissi cosa si può fare con riferimento alle schermature solari, addirittura anche le tende da sole avvolgibili, le veneziane. Quindi ci sono, diciamo, una serie di interventi trainati sempre abbastanza ampia. Va detto, lo vedete al punto 4, che tra le spese detraibili ci sono anche tutte le spese accessorie, quindi il trasporto, il montaggio, la progettazione, l'installazione dei ponteggi, lo smaltimento, la demolizione, eccetera, eccetera. Due interventi trainati che vengono considerati a parte sono il fotovoltaico fino a 20 kW per l'autoconsumo, e vedete che anche qui i bonus sono molto interessanti, possono arrivare a 48.000 euro con determinate caratteristiche di potenza nominale dell'impianto, e le colonnine di ricarica per gli autoveicoli elettrici che hanno un plafond invece di 3.000 euro per intervento e per soggetto beneficiario. A proposito di soggetti beneficiari, l'elenco è piuttosto lungo. Abbiamo i condomini, abbiamo quindi i condomini, evidentemente, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, le onlus, le associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori destinati agli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Non spetta il super bonus a chi opera in regime di impresa come regola generale, ma se poniamo un negozio, si trova collocato all'interno di un condominio nel quale viene fatto un lavoro, per esempio pensiamo al cappotto, anche il negozio viene ammesso al super bonus con la condizione che l'immobile nella sua globalità sia destinato a più del 50% a finalità abitative. Per quanto riguarda le persone fisiche, sono i proprietari ovviamente, sono i titolari di altro diritto reale, sono i locatari, sono i comodatari, sono i familiari conviventi alla data di inizio lavori o comunque alla data in cui vengono sostenute le spese
Chi sono i familiari? I familiari, ce lo dice la circolare 24, che risolve la questione non sulla base del diritto di famiglia, ma sulla base del testo unico delle imposte dirette, articolo 5, quando si parla di imprese familiari. Quindi parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Vanno bene anche le convivenze di fatto, ai sensi della legge 76 del 2016. C'è da dire che una volta identificati i familiari conviventi, non è che queste persone hanno diritto al superbonus solo per gli edifici nei quali si esplica la convivenza, no. Se sono conviventi a Firenze e hanno una casa al mare a Viareggio, si può avere anche il superbonus per la casa, quindi per la seconda casa. Gli adempimenti per il superbonus, gli adempimenti diciamo di base, sono molto simili a quelli del bonus di ristrutturazione, quindi bonifici, quella causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, il numero di partita IVA. Il bonus non è riconosciuto in 10 quote come quello tradizionale, ma in 5 quote annuali. Ovviamente lo schema della detrazione, diciamo della modalità normale di utilizzo, è esattamente lo stesso. Va in dichiarazione dei redditi, poi vediamo le altre modalità. A che data si fa riferimento per i pagamenti, per la fruizione delle agevolazioni? Alla data del pagamento per le persone fisiche oppure alla data di ultimazione della prestazione, nei casi che abbiamo appena detto di imprenditori o di società in qualche modo trainate dentro il super bonus dall'intervento principale sugli abitativi. La regola è quella, esattamente quella della competenza dei servizi. L'appalto, sappiamo bene, è un servizio. Ecco le alternative. Le alternative sono prima di tutto lo sconto in fattura, quindi il credito a cui si ha diritto viene utilizzato per pagare il fornitore. I dati dei crediti ceduti vengono filtrati attraverso la piattaforma Cessione Crediti, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può accettare o non accettare la cessione. Nel caso venga accettata, il credito finisce nel cassetto fiscale del cessionario. A quel punto lui dispone del credito, può utilizzare questo credito se ne ha necessità nei suoi F24, oppure può cedere questo credito a sua volta ad altri soggetti. La seconda modalità è la cessione del credito da parte del contribuente. In questo caso è ovvio che i soggetti privilegiati siano le banche e le istituzioni finanziarie in generale. Ho visto qualche giorno fa, ho seguito un webinar di una banca e devo dire gli istituti di credito si stanno apprezzando anche con prefinanziamenti, nel caso appunto non debba pagare il fornitore immediatamente e poi svolgere tutte le pratiche per la cessione del credito alla banca. Quindi il prefinanziamento sarà chiuso poi direttamente col credito a cui si ha diritto. Ecco, il cessionario del credito, dicevo, può utilizzare in F24, non ci sono i limiti di compensazione fino a 700.000 euro che normalmente esistono, non ci sono le inibizioni alla compensazione del credito, che invece valgono come linea generale in presenza di debiti iscritti al ruolo per importi superiori a 1.500 euro. Il capitolo asseverazioni e visto di conformità. Qui diciamo vado abbastanza veloce perché la gran parte delle questioni sono tecniche, sono relative alle asseverazioni, diciamo quelle legate appunto a specifiche caratteristiche dei lavori effettuati. La riduzione di due classi, l'idoneità degli interventi
sismico a migliorare la classe di rischio. Un aspetto particolare riguarda invece la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Vado avanti. Ecco, per quanto riguarda la congruità, il riferimento viene dato ai prezzi della regione, cioè alle tabelle con i prezzi medi delle opere compiute riportate nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. Ho letto, perché non voglio dire imprecisioni, non trattandosi di cose, diciamo, che appartengono al mio bagaglio, diciamo, di conoscenze. Ci sono casi in cui i prezzari purtroppo non possono fare da riferimento, perché l'intervento è particolare, ha caratteristiche tipologiche, diciamo, peculiari, non riproducibili, quindi in quel caso è il tecnico che deve valutare la congruità con un margine di autonomia più ampio, margine di autonomia che presenta sempre dei rischi, e infatti i tecnici abilitati devono, per fare questo tipo di asseverazioni, avere una polizza professionale che copra questo tipo di attività con un massimale non inferiore a 500.000 euro. La circolare 24 dice a tutela del contribuente. Infatti vedremo tra un attimo che l'unico responsabile rimane proprio chi usufruisce del super bonus, responsabile per l'imposta. È chiaro che poi le altre responsabilità saranno di tipo contrattuale e professionale a cascata. Il visto di conformità è una invece una attestazione di regolarità della documentazione, sostanzialmente viene rilasciato su una appunto viene rilasciato da degli intermediari, da dei professionisti, da delle figure che sono gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, soggetti iscritti nei ruoli dei periti esperti tenuti dalle camere di commercio anch'essi abilitati alla trasmissione, i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Quindi in questo caso è un vaglio, come dicevo, di regolarità. C'è da dire che, collegata al visto di conformità, c'è anche la presentazione della pratica, perché viene presentata appunto su una piattaforma telematica, per cui, per esempio, nel caso dei condomini, il responsabile è l'amministratore, ma è chiaro che poi l'amministratore si rivolgerà a un professionista abilitato per il visto di conformità e sarà lui a trasmettere la domanda, la pratica. Nel caso dei microcondomini non c'è amministratore, quindi basta uno qualsiasi dei condomini. Anche in questo caso, però, il supporto professionale sarà probabilmente indispensabile. Sono esclusi dal superbonus alcune categorie di immobili, sono quelli di lusso, la 1, abitazioni di signorili, A8, abitazioni in ville, la 9, castelli, palazzi, eccetera, eccetera, sono le dimore storiche, per le quali in realtà il DL 104, il decreto luglio, in sede di conversione, quindi la legge 126 di ottobre, del 13 di ottobre, ha detto che vengono ammessi quelli aperti al pubblico. È chiaro che però tutte queste categorie di immobili sono comunque ammessi alle agevolazioni dell'edilizia. Questo è un paragrafo, diciamo, abbastanza importante, abbastanza rilevante. Perché? Perché il superbonus non fa venir meno le altre agevolazioni che già esistevano e che sono state prorogate, con delle caratteristiche che diremo tra un attimo. Quindi per i lavori che impattano su interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus, rimangono in auge le vecchie agevolazioni. Ora, sul
quali siano gli interventi diversi. C'è stato qualche dubbio, perché chiaro, se io ristrutturo una villettina e ho diritto al super bonus energetico per il cappotto termico, e poi voglio anche prendere l'agevolazione per i pavimenti, gli investimenti, gli impianti idraulici, eccetera, eccetera, quindi il bonus edilizia tradizionale, l'intervento è sostanzialmente lo stesso come intervento soggetto a licenze, autorizzazioni edilizie, pratiche e quant'altro. No, perché in realtà una cosa è il cappotto e una cosa sono gli altri interventi che rientrano nei vecchi bonus. Quindi è prevista una cumulabilità con una peculiarità importantissima per gli anni 2020 e 2021, ovvero sia il fatto che queste agevolazioni che noi tradizionalmente conosciamo, alcune di vecchia data, alcune emanate negli ultimi anni, negli anni più recenti, danno diritto a, a un bonus fiscale che per questo periodo particolare, 1 gennaio 2020, 31/12/2021, sono anche cedibili e sono anche utilizzabili come sconti in fattura. Si parla del vecchio 50% fino a 96.000 euro, il vecchio bonus energia per le caldaie che dà diritto fino al 65% in classe per le caldaie in classe A, il vecchio bonus sismico fino a 96.000, dal 50 all'80% e 85% per i condomini a seconda dell'intervento, il bonus facciate che arriva al 90% per le facciate frontali degli edifici ubicate nella zona A e B dei centri urbani, l'installazione dei fotovoltaici. Ecco, tutti i bonus tradizionali che ho cercato brevemente di riepilogare. Controlli dell'agenzia, come dicevo, sono sul contribuente, sono sul beneficiario del bonus, sono quelli previsti agli articoli 31 e seguenti del decreto sull'accertamento delle imposte dirette, e il recupero comporta il pagamento degli interessi e delle sanzioni. Io sarei già a mezz'ora. Ci avviamo verso la conclusione, quindi. La conversione del decreto agosto ha fatto sì che nell'impianto normativo del decreto rilancio siano state introdotte alcune modifiche, rese necessarie anche alla luce dei primissimi interpelli. Una sull'accesso autonomo. Quali sono le unità con accesso autonomo funzionalmente indipendenti? Lo potete leggere qui, si deve intendere un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso, che consenta l'accesso dalla strada o dal cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva. Funzionalmente indipendenti vuol dire che gli impianti sono staccati, quindi l'impianto elettrico è a sé stante, l'impianto termico è a sé stante. Nelle risposte al telefisco si è detto che questa caratteristica può non esistere per l'impianto fognario. Per quanto riguarda le asseverazioni dei tecnici, quando ci sono lavori condominiali, sono semplificate, lo potete tranquillamente leggere nella slide. Per i territori colpiti dagli eventi sismici c'è un 50% di aumento del bonus sismico, però da questo 50% in più cumulato al 110% vanno sottratti i contributi specificamente erogati per i contributi a fondo perduto, quindi per le ristrutturazioni conseguenti agli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009. Semplificazione delle procedure per le assemblee condominiali, le maggioranze sono per il 110 sono maggioranza degli intervenuti, almeno un terzo del valore dell'edificio, possono essere tenute in videoconferenza. Il super bonus delle dimore storiche, l'abbiamo già visto, se sono aperti al pubblico, alle visite, sono ammesse al super bonus. Voi sapete che con l'articolo 11 dello statuto del diritto dei contribuenti
è ammessa la possibilità di fare quesiti a cui l'Agenzia delle Entrate risponde in modo ufficiale, si chiamano interpelli ci sono alcune risposte che vale forse la pena di segnalare. Questa è simpatica perché il 9 settembre e prefigura quella che sarà poi la modifica normativa introdotta nella legge di conversione del decreto agosto sugli edifici funzionalmente indipendenti. Cioè l'Agenzia delle Entrate aveva detto sì prima che lo dicesse la legge. Questa ripropone la questione dei condomini. Qui sono una famiglia in cui i familiari sono comproprietari in quota di più unità nella stessa palazzina. Non c'è un condominio perché le quote di proprietà sono le stesse per ogni singola unità. Quindi non c'è tecnicamente una comunione ai sensi del 1117 del codice civile. Il superbonus, stando così le cose, non spetta. Ricordiamo che il riferimento è sempre all'inizio dei lavori o al sostenimento delle spese, quindi niente vieta di fare delle donazioni, di fare delle operazioni che portino al sorgere di un condominio. Non c'è niente di elusivo nel fare questo e mi pare ci siano addirittura state delle risposte ufficiali in tal senso. Qui è il discorso del cappotto termico realizzato da un solo condomino. Sì, al superbonus, se lui ha l'autorizzazione dell'assemblea condominiale e se l'intervento impatta almeno sul 25% della superficie. Condomino non fiscalmente residente, cittadino estero che ha un immobile in Italia, può essere ammesso al superbonus? Sì. Naturalmente non in dichiarazione dei redditi, se non fa dichiarazione dei redditi in Italia, ma con le modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura. Cambio di destinazione, si parte da un C2 e si arriva a un'unità immobiliare, a una destinazione residenziale. È ammesso al superbonus questo tipo di intervento? C'era già un interpello precedente a cui l'agenzia si rifà. Sul vecchio bonus di ristrutturazioni, l'intervento è ammesso. Immobile a uso promiscuo, siamo al 9 dicembre, cioè l'unità immobiliare che è sia abitativa sia strumentale. Il superbonus spetta per il 50% delle spese sostenute. Quindi chiudiamo con alcuni riferimenti di prassi che comunque hanno una loro importanza. L'ENEA ha messo sul proprio sito delle FAQ sul superbonus, qui ci sono dei collegamenti. Una cosa particolare che ha detto, per esempio, sul rifacimento dell'impianto di climatizzazione invernale, il bonus è finalizzato alla sostituzione, quindi l'impianto deve essere preesistente. Che cos'è un impianto? È un qualsiasi apparato radiante, un qualsiasi apparato che produce un effetto di riscaldare che sia fisso. Il bonus vale per i locali riscaldati, non per i locali non riscaldati. Lo dice l'ENEA. Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, appunto, al convegno del Sole 24 Ore del 27 ottobre erano presenti alcuni funzionari dell'Agenzia delle Entrate, quindi le risposte che hanno fornito sono da considerare ufficiali, verranno probabilmente elaborate in una nuova circolare. Ultima slide, e quindi chiudiamo con una previsione temporale. Il superbonus vale dal 1 luglio 2020 al 31-12-2021, secondo le disposizioni del decreto 34. Si prevede una proroga, diciamo è più che una previsione, perché questa proroga è stata già anticipata dal ministro Patuanelli e dal vice ministro Misiani. Sul sito dell'IPSOA l'altro ieri, mentre facevo questo aggiornamento delle slide, questa proroga era data come anticipazione alla legge di bilancio fino al 2003. Ieri ho sentito al TG5 che parlavano di 2022, quindi comunque possiamo dare quasi
con certezza la proroga a tutto il 2021, a tutto il 2022, perché chiaramente molti interventi non sono nemmeno cominciati per i blocchi alla circolazione e l'emergenza legata al Covid. Io avrei finito qui, vi ringrazio e ritorno in collegamento. Spero di essere stato abbastanza efficace in questa prima presentazione. Grazie ancora. Assolutamente. Assolutamente, dottor Mariotti, la ringraziamo molto per la puntualità e per l'esaustività del suo intervento, che ha chiarito veramente tanti punti e probabilmente posto tanti quesiti. A questo proposito ricordo a tutti che ci sono tre possibilità per poter far arrivare le vostre domande. Una è la chat, che può essere popolata dai vostri quesiti in qualsiasi momento, magari a corredo, se potete inserire la mail in modo tale da potervi rispondere. La possibilità di girare altri quesiti quando vi scollegherete al termine dell'evento, dal momento che vi verrà sottoposto un questionario di customer satisfaction, dove esiste la sezione per gli approfondimenti e per le richieste. Terza possibilità, inviare direttamente un quesito a promozione@fi.camcom.it, ripeto, promozione@fi.camcom.it, lo ricorderemo anche in chat questo indirizzo, in modo tale da raccogliere tutti i quesiti, farli arrivare al dottor Mariotti gentilissimo per poterli poi rispondere e ritornarveli con appunto le dovute precisazioni. A questo punto ricordo naturalmente che l'evento è stato accreditato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, con dei crediti appunto per i commercialisti della provincia di Firenze. A questo punto passiamo a un approfondimento di un aspetto specifico della materia, che è quello della cessione del credito, e in particolare andremo a esplorare la piattaforma messa a disposizione da Infocamere, che ricordiamo è la società delle Camere di Commercio Italiana per l'innovazione digitale, la società di tutte le Camere di Commercio italiane, e passerei a questo punto la parola al dottor Bellezza e alla dottoressa Mari, che vi spiegheranno le potenzialità di questa piattaforma. Buongiorno a tutti, innanzitutto è stato molto interessante questa prima parte veramente dell'intervento. Allora, Sibonus, noi vi faremo vedere Sibonus, che è una piattaforma, è sostanzialmente un portale in cui noi facciamo incontrare la domanda dei cedenti, cioè di coloro che hanno maturato un credito d'imposta per lavori che rientrano nel bonus, nel super bonus e negli altri bonus ristrutturazione, e che quindi sono disposti a cedere questo credito e lo mettono a disposizione in questo portale, che risponde a una serie di regole di sicurezza sia nel momento dell'accesso sia nel momento anche della parte privacy, perché rispetta una serie di regole anonime fino a quando non è il cedente stesso a svelare, diciamo, le informazioni di interesse a un potenziale cessionario. Questa, diciamo, piattaforma, che ha sostanzialmente l'obiettivo di far incontrare chi appunto ha maturato un credito e vuole liquidità, e chi è interessato invece ad acquistare questo credito d'imposta, ha chiaramente condizioni vantaggiose, perché sfrutta totalmente il valore del credito fiscalmente e riesce ad acquistarlo con liquidità a un prezzo più basso. Questa piattaforma è decollata il 5 di novembre, quindi è giovanissima. Ad oggi ha tutta una parte di avvisi pubblici, ce ne sono più di un centinaio a livello nazionale, di cui molti in Toscana, e quindi per ora è popolata solo della parte degli annunci del cedente.
quindi di coloro che hanno maturato un credito e che in questa vetrina lo vogliono esporre per andare a ricercare degli interessati ad acquistarlo. A gennaio usciremo con una parte completa della piattaforma che consentirà anche al cessionario di finire l'interazione col cedente, quindi di perfezionare il contratto, di depositare l'importo in modo chiaramente a tutela del cedente, presso un istituto di pagamento di una società che è il conto SRL, che è una società totalmente partecipata da Infocamere, e quindi ci sarà, io mi auguro, un momento di presentazione più tecnica anche di questa parte, perché diciamo l'obiettivo è un po' quello di vedere nei territori e di far conoscere e distribuire diciamo questa informazione e questo match tra una domanda e un'offerta. Questo è sostanzialmente il valore che noi auspichiamo poter arrivare a tutela in primis delle imprese, un po' come si diceva prima del rilancio economico di un settore dell'edilizia. Quindi a questo punto io non ruberei altro tempo alla parte un pochino più di merito e lascerei l'intervento ad Alessandro Bellezza. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Si vede giusto la presentazione. Allora, diciamo che non mi dilungo su quello che già stavo detto. Intanto grazie a tutti, io sono Alessandro Bellezza, Infocamere. Faccio un brevissimo riepilogo su quella che è appunto la normativa. Abbiamo detto il decreto rilancio per rilanciare un settore economico importante e trainante l'economia, che è quello dell'edilizia privata, quindi con questo super bonus che il dottor Mariotti ha spiegato in maniera eccellente, e quindi voglio dire, non mi vado a dilungare su questo, ma voglio far vedere operativamente quello che sarà appunto questa possibilità di far incontrare domanda e offerta, quindi cedente e cessionario, per cedere il credito d'imposta sul mercato, quindi a dei possibili acquirenti. Il credito d'imposta, abbiamo visto, può essere ceduto tramite appunto questo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, chiaramente è già stato detto, all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate c'è un'area tematica dedicata, e quindi potete prendere poi anche là eventualmente tutte le informazioni che riterete opportune. Per quanto riguarda la cessione del credito d'imposta, non riguarda chiaramente solo il super bonus, è già stato detto, ma anche tutti gli altri bonus che già conosciamo, come l'eco bonus, il sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazioni. Chiaramente avranno un ritorno del credito d'imposta in anni differenti, in esercizi fiscali differenti, il super bonus in 5 anni, altri in 10 anni, quindi voglio dire, c'era questa differenziazione della possibilità di un ritorno appunto di questa detrazione fiscale. Cos'è Sibonus? Come diceva Francesca, è questa piattaforma creata ad hoc per mettere in contatto e far incontrare domanda ed offerta. Quindi avremo degli stakeholder che sono il cedente e un cessionario. Quindi il cedente vende il suo credito d'imposta e il cessionario lo acquista. Abbiamo anche un attore intermedio che sarà eventualmente l'impresa che andrà a fare i lavori commissionati dal cedente, in quanto eventualmente l'impresa potrebbe fare uno sconto in fattura al cedente, quindi
uno sconto in fattura che sarà inferiore al credito d'imposta maturato dal cedente, e l'impresa farà uno sconto in fattura perché avrà un vantaggio fiscale e quindi avrà, diciamo, la possibilità di fare questo sconto nei confronti sui lavori e sulle spese fatte sostenute dal cedente. Per quanto riguarda il flusso, invece, abbiamo detto, abbiamo descritto gli stakeholder, cedente e cessionario. Altro stakeholder fondamentale è l'Agenzia delle Entrate, e qui vorrei puntualizzare che non c'è ancora interoperabilità fra il portale Sibonus e il portale dell'Agenzia delle Entrate, che servirà proprio per andare operativamente a cedere il credito e acquisire il credito da parte del cessionario. Pertanto tutta l'operazione di vendita verrà perfezionata all'interno del portale Sibonus, ma la cessione, il trasferimento del credito d'imposta dovrà avvenire collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate all'interno della propria area riservata. All'interno dell'Agenzia delle Entrate si accederà tramite le credenziali di identità digitale, quindi SPID o CNS. In un'area specifica il cedente andrà a cedere il credito d'imposta e il cessionario lo accetterà e lo acquisirà. Per quanto riguarda il flusso invece del perfezionamento di tutta questa operazione, questo flow all'interno del portale, vedremo un cedente che inserirà degli annunci all'interno del portale, degli annunci perché parlo al plurale perché potrebbe essere uno ma anche più di uno, o anche più di uno sullo stesso credito d'imposta con prezzi differenti. Quindi lui metterà sul sito un annuncio di vendita del suo credito d'imposta chiaramente scontato, perché dovrà essere appetibile sul mercato nei confronti dei cessionari. Ci saranno vari cessionari che saranno interessati ad acquisire quel credito d'imposta, quindi non sarà soltanto uno ma tanti cessionari che faranno delle proposte di acquisto. Il cedente deciderà di vendere il suo credito d'imposta chiaramente a uno solo. A quel punto l'identità del cedente, che fino ad allora era nascosta, quindi verrà rivelata al cessionario designato per l'acquisto, e quindi il cessionario potrà prendere tutte le informazioni, maggiori informazioni sull'acquisto di quel credito d'imposta del cedente. Il cessionario però cosa farà? Dovrà versare l'importo del valore del credito d'imposta sul nostro sistema istituto di pagamento, quindi dovrà aprire un conto corrente su iConto dedicato solo a quella transazione, a quell'operazione, e sarà totalmente gratuito l'apertura di questo conto. Quindi aprirà il conto, verserà l'importo del valore del credito d'imposta che dovrà versare al cedente. Il conto corrente avrà una validità temporale di 60 giorni, però prevedo che un'operazione del genere sia molto inferiore ai 60 giorni, quindi si andrà a perfezionare molto prima. E una volta che tutta l'operazione, tutto il flow sarà perfezionato, il cessionario darà l'ok al portale Sibonus, dicendo che ha accettato dal sito dell'Agenzia delle Entrate il credito d'imposta ceduto dal cedente, e iConto in quel momento verserà i soldi sul conto corrente del cedente. Questa è una slide che fa vedere più o meno com'è la pagina pubblica del sito Sibonus. Il sito di Bonus è raggiungibile all'indirizzo sibonus.infocamere.it. È una home page pubblica, ripeto, dove è possibile già vedere tutta una serie di annunci pubblici che hanno inserito i cedenti. Ci sarà una sezione di cos'è che permette di comprendere quali sono gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione che possono ottenere un beneficio fiscale e quindi come cederlo. Dà delle informativa, un'informativa precisa attraverso delle FAQ su quelle che sono appunto le domande più frequenti che poi faranno, e forse farete anche voi ovviamente all'interno della piattaforma, come funziona la cessione del credito d'imposta, tutta una serie di problematiche o risoluzioni appunto trovate dai nostri esperti, e quindi all'interno delle FAQ
è possibile, diciamo, fare un po' un excursus di quelle che sono le domande. E poi una guida di come utilizzare il portale, fatta molto bene, quindi questo, diciamo, l'home page ve l'ho suggerita, potete intanto andarla a vedere. Questa slide fa vedere invece un passaggio importante, ovvero che abbiamo parlato di sito pubblico, perché chiunque può Dottor andare a Bellezza, vedere. mi Sì? scusi un attimo, non si vede il suo schermo. Proviamo un attimo. Le do. Aspetta. Vediamo un attimo. Provi un attimo adesso a cliccare il pulsante di condivisione dello schermo. Eccolo, perfetto, ci siamo. Ah, Grazie. Grazie. ok. Ero rimasto a questa slide. Quindi abbiamo detto che il sito sibonus.infocamere.it è un sito pubblico dove possono essere visti tutti quanti gli annunci e approfondire fino ad un certo punto alcune informazioni degli annunci. Però poi per lato cedente, lato cessionario, per il cedente andare a inserire degli annunci e il cessionario fare delle proposte d'acquisto concrete, è necessario accedere attraverso la propria identità digitale, quindi tramite SPID o CNS. Un'altra parte fondamentale è quella della sottoscrizione, a tutela delle parti, della sottoscrizione digitale di un contratto standard di cessione del credito che verrà firmato inizialmente dal cedente, perché chiaramente vuole vendere il suo credito d'imposta, e controfirmato dal cessionario designato dal cedente, cioè colui che acquisterà il suo credito d'imposta. E poi un'evidenza della solvibilità fondamentale, perché questa poi è una domanda che tutti faranno: come faccio a essere sicuro che poi il cessionario, una volta passato il credito da parte del cedente, mi pagherà? E la solvibilità è data diciamo, la garanzia del versamento dell'importo del valore della cessione del valore del credito d'imposta all'interno del nostro istituto di pagamento. Pertanto, una volta passato il credito, l'istituto di pagamento, che ha già l'importo bonificato dal cessionario, lo verserà sul conto corrente del cedente. Allora, questo è il profilo e la ricerca degli annunci. Ho detto prima che per accedere dovremo entrare con un'identità digitale. Il sistema, visto che i cedenti possono essere persone fisiche, ma anche personalità giuridiche, e lo stesso vale per i cessionari, quindi per chi acquista il credito, il sistema lo identificherà. Se fosse una personalità giuridica, farà un collegamento al registro delle imprese e lo identificherà come persona d'impresa, come rappresentante legale di un'impresa, quindi attraverso il suo codice fiscale. E l'utente che accederà al sistema potrà decidere di inserire un annuncio o di accedere al sito come privato o come impresa, perché è persona d'impresa, oppure come delegato, perché può essere delegato da una persona a inserire l'annuncio. Chiaramente la delega può essere data solo a una persona che non avrà soltanto l'operatività di inserire annunci o di andarli a ricercare in caso dei cessionari, ma non potrà andare a finalizzare l'operazione, perché la finalizzazione dell'operazione sarà a carico degli utenti, quindi degli utenti cedenti e cessionari. All'interno del sito provo a fare una serie di ricerche sugli annunci, selezionando il tipo di bonus, selezionando l'area geografica, il valore del credito d'imposta minimo che io voglio andare a cercare, gli anni fiscali in cui avrò il ritorno del mio credito d'imposta, e mi sembra basta. Insomma, questi sono più o meno i filtri che posso andare a vedere e a ricercare. Vediamo adesso il sito lato cedente e lato cessionario. Cosa potrà fare? Il cedente cosa potrà fare? Potrà creare un nuovo annuncio. Quindi abbiamo detto, entrerà all'interno del portale con le sue credenziali, la sua identità digitale, inserirà un nuovo annuncio inserendo ovviamente, come quelli che sono i filtri, chiaramente il tipo di bonus che va a cedere, il valore del credito e il prezzo che dovrà mettere sul mercato. Il prezzo chiaramente sarà inferiore al valore del credito, perché dovrà essere appetibile nei confronti del mercato. Gli anni di riferimento, chiaramente per il super bonus abbiamo detto che sono 5 anni fiscali, quindi
in questo caso diciamo gli anni saranno dal 2021 al 2025. Chi andrà a pubblicare l'annuncio, se un commercialista, un CAF per esempio, un delegato o l'utente stesso, e poi eventualmente il valore del credito se è diverso per anno. Che significa? Che il credito, l'agenzia, praticamente, che se il credito viene diviso per 5 o 10 anni ma avrà dei decimali, l'agenzia delle entrate non accetta i decimali e quindi quel valore per anno andrà arrotondato. Questo è il flusso per quanto riguarda il cedente, ovvero l'inizio sarà la pubblicazione dell'annuncio, dovrà firmare il contratto standard di cessione del credito, resterà in attesa di un compratore o di tanti compratori, lui ne andrà a scegliere chiaramente uno, si collegherà, visto che non c'è, ripeto, interoperabilità col sito dell'Agenzia delle Entrate, si collegherà all'Agenzia delle Entrate per cedere il suo credito al cessionario. Una volta ceduto, gli verserà sul suo conto corrente la liquidità che il cessionario avrà depositato precedentemente. Per quanto riguarda il cessionario, io cessionario entrerò all'interno del sito e potrò, attraverso inserendo le mie per visualizzare gli annunci, potrò visualizzare, diciamo, la parte pubblica, ma se io voglio approfondire e fare una richiesta d'acquisto, dovrò accedere con le mie identità digitali, quindi SPID o CNS. Andrò a scegliere l'annuncio di cui sono interessato, quindi avrò scelto l'annuncio di un super bonus nella regione Toscana, nella provincia di Firenze. In questo momento, chiaramente, come diceva la collega Francesca Mari, non è possibile acquistare ancora il credito perché verrà aperto il portale ai cessionari a metà gennaio. Al momento è possibile solo fare la richiesta di una notifica, quindi al momento in cui il portale aprirà anche ai cessionari verrà mandata una notifica e si potrà andare a operare sul sito come cessionario. E al momento in cui il cessionario verrà scelto dal cedente, quindi quell'annuncio sarà acquistabile e lui potrà fare una richiesta d'acquisto. Il flusso del cessionario, cosa vedrà? Vedrà che quell'annuncio è acquistabile, farà una richiesta d'acquisto, verrà accettato dal cedente che rivelerà la sua identità e quindi lui cessionario potrà accedere a maggiori informazioni, per esempio a fatture, asseverazione, consultazione di tutti i documenti che il cedente in fase di inserimento dell'annuncio ha inserito sul portale. Firmerà, anzi controfirmerà il contratto standard di cessione del credito, dovrà versare nell'istituto di pagamento l'importo del valore del credito d'imposta che dovrà pagare al cedente, si collegherà al sito dell'Agenzia delle Entrate e andrà nella sua pagina attraverso le credenziali e accetterà il credito ceduto dal cedente. Una volta che avrà ricevuto il credito d'imposta e sarà nella sua pagina personale, avvertirà il portale Sibonus, il quale immediatamente procederà a mandare la liquidità tramite i conto al cedente. Io avrei concluso, credo di essere stato anche nei tempi e quindi sono pronto e qua per rispondere a eventuali domande. Non so se sono stato chiaro, però chiaramente questa è una presentazione. Sarebbe stato opportuno far vedere proprio anche il portale, ma spero che succeda breve in un prossimo incontro. Senz'altro ci sarà la possibilità di approfondire ulteriormente, magari con una navigazione sul portale per far vedere i singoli aspetti e come possono essere implementati, come possono essere fatte le ricerche. Ringrazio per l'intervento esaustivo, per quello che poteva essere il tempo a disposizione da parte del dottor Bellezza e della dottoressa Mari di Infocamere, come ringrazio nuovamente anche il dottor Mariotti per il prezioso intervento che ha
qualche modo fatto un'ampia prospettiva sul super bonus. Per entrambi gli aspetti, quindi super bonus in generale e aspetto cessione credito o piattaforma Sibonus, ci sarà la possibilità di ulteriori approfondimenti, innanzitutto attraverso le domande che vorrete inoltrare ormai a conclusione dell'evento sulla chat, oppure vi ricordiamo che è sempre attiva la nostra mail promozione@fi.cancom.it e la possibilità anche di sottolineare determinati aspetti che vogliono essere approfonditi nel questionario di customer satisfaction che vi si aprirà magicamente al momento dell'uscita dall'evento di oggi. Ringrazio veramente tutti e ricordo che oltretutto l'evento è stato registrato e che le slide sono a disposizione di tutti, chi ne vorrà far richiesta naturalmente allo stesso indirizzo mail che ho indicato prima. Ringrazio veramente tutti quanti per la partecipazione, voi che ci avete ascoltato questa mattina, per tutte le domande che vorrete porci, e saremo qui a disposizione per cercare di rispondere grazie alla collaborazione con il dottor Mariotti e di Infocamere il prima possibile. E vi diamo questo punto appuntamento ad un ulteriore momento di approfondimento dell'uno o dell'altro aspetto a seconda di quelle che saranno anche le vostre domande in coda a questo evento. Vi ringrazio molto, ringrazio Promo Firenze, la nostra azienda speciale che ha coordinato tutto l'aspetto della regia e grazie alla quale con la fondazione siamo stati in grado di coinvolgere anche il dottor Mariotti. Ringrazio tutti per la partecipazione e a presto per nuovi appuntamenti. Grazie e buona giornata. Saluti a tutti. Buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti.